It's a lion, don't bite me. Shout out if you wanna go free. I hear when you call and I answer you all. Wow, wow, wow. Some people are nice to lions. Some people are nice to hippos. We better think twice, let's try and be nice. Wow, wow, wow. Ciao ragazzi. Allora, quando noi dopo un anno di intenso lavoro ci rechiamo a mare, soprattutto i primi giorni, vogliamo proprio rilassarci, no? Quindi sentiamo questa forte necessità di rilassarci. Qual è il discorso? I nostri figli, in pratica, e poi vogliono le attenzioni, giustamente ti dicono papà, voglio pescare, e tu devi portare la canna da pesca, e questo e quest'altro, quindi poi vai, ti sdrai dalla canna da pesca, dopo un secondo ti chiamano e dico papà me lo metti il verme, e vai metti il verme, ti alzi, vai metti il verme, eccetera. Papà me la lanci la canna, vai gli lanci sta canna. Così facendo, no? Nell'eventualità, nella sfortuna, dovesse prendere pure un pesce, papà me lo slami il pesce, e tu ti devi alzare e andare a slamare il pesce. Oggi che cosa vi propongo? Vi propongo un metodo per tenere occupati i vostri figli, procurarvi la cena per la sera e rilassarvi tranquillamente, perché dopo che glielo fate vedere, è il bananino, ve lo presento, dopo che glielo fate vedere, li avviate e lo possono fare da soli. Quindi ragazzi, seguitemi, vi mostro la pesca degli sfaticati. Bella raga. Bella raga. Ok, va bene questa quantità. Mettila qua. Prendi un poco di farina. Poco. Un pugno, mezzo pugno. Ah, poco. Pure troppo. Va bene, ormai è tutta. Mescola con la mano stessa. Allora metti questo di sopra. Uno bravo. Prendi un po' di farina nelle dita e la compagni di sopra. They don't take me away. Here where I live, let's forget and forgive. In maniera veloce, tutto ciò, non stai pizzando. Ancora di nuovo, veloce, veloce. Un altro poco. Bravissimo. Bravissimo. Prendilo. Poi, qua. Riempilo prima d'acqua. Ok, mettilo giù. Basta così. Ben fissato. Bravissimo. Ora aspettiamo quanto? 10 minuti. 10 minuti. Devi fare veloce, ti devi avvicinare veloce, metti bene. Ecco, bravo. Alza. Eccolo là, guardate quanti pesci. Vi presento il bananino junior. Guardate, fagli vedere, girali di qua. È il bananino. Si vedono? Sì. Fai vedere? Hai visto che belli? Visto quanto sono? Eh già. Quanti? I know I'm not wrong, it's not this song that makes me feel this way. But lions are mine and men are wide and children just like... Ok Jojo? Basta poco, no? È il bananino. No, è il banana kid. Banana kid. peggio del papà. E lo prendi subito, veloce. Tappi e prendi da sotto, quindi con una mano ha tappato, con l'altra l'ha preso e qua, sì. Vabbè, quando ti crescono le mani è meglio. Ce la fai Giorgio, ti aiuta papà. Mi sono scappati due pezzi. Mamma, quanti stavolta, giralo verso il sole, ce la fai? Raga, con il banana e il bananino non si scherza. Il banana kid qua abbiamo. Il discepolo vuole superare il maestro. E gli devi subito cambiare l'acqua. Con un'ora di questa pesca qua uscirebbe la frittura per 4 persone. Ora fai lo stesso procedimento tu Giorgio e io dormo. E come ogni bravo pescatore, se il pesce non viene consumato o mangiato, viene gettato. No, gettato, rilasciato, non gli ho insegnato niente. Ecco, piano piano avvicini, mettiti più sotto, bravo, così. Non dire se la sto registrando. Io è morto. Giovanni, sono tutti vivi. Tutti vivi. Ok. Ah sì, è vivo, era solamente capovolto. Ecco, bravissimo. No, mi sono morto. Il bananino, andiamo a prendere i pesci grossi. Dai. Ora ci spostiamo in un altro punto per prendere i pesci grossi. Il bananino è stato avviato, io così mi posso rilassare e lui provvederà alla cena di questa sera.